Dottoressa Bianchi, mi dice che cosa rappresenta questa fiera per il mondo della cultura italiana, in questo caso del libro per ragazzi? Beh, una fiera di riferimento mondiale, 55esima edizione, una fiera internazionale, punto di riferimento dell'editoria per ragazzi nel mondo. Aumentano le presenze alla fiera con la Cina paese ospite e aumenta il fatturato dell'editoria per ragazzi. Questa è una cosa che ci fa molto piacere. Noi abbiamo molto investito nel mondo della lettura e della scrittura, sia con l'industria creativa sia con delle incentivazioni a quello che sono sia la possibilità di comprare libri per i ragazzi, ma anche per le biblioteche e anche per le librerie. E poi c'è da dire anche che abbiamo dei bravi illustratori italiani e dei bravi scrittori che raccontano storie bellissime dedicate al mondo dei più piccoli. Sì, sicuramente abbiamo un'eccellenza in Italia di scrittori e di illustratori. Questo è un settore che è in crescita e che rappresenta poi un po' la costruzione di ponti verso anche altri paesi. Per noi è molto importante che i giovani siano capaci di leggere anche quella che è l'editoria e la scrittura di altri paesi che sono ospiti in questa fiera, e dal confronto e dalla lettura nasce davvero il cittadino del futuro, che è un cittadino che appunto crea ponti e non muri.